Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Bene, i like sono arrivati, vi ringrazio di cuore. Dunque, vi serve una preparazione del mazzo. Estraete tutte quante le figure, quindi togliete dal mazzo tutte le 12 figure. Vediamo se sono tutte 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, ne mancano due, mi sono sfuggite. 11 e 12, perfetto. E andate a dividerle per valori, quindi prima i jack, poi le donne e infine i re. Ok, le mettiamo così. Dopo tre carte di ciascun mazzettino, ci mettete una carta qualsiasi. Quindi, ad esempio, un asso di fiori dopo il terzo jack, un 6 di cuori dopo la terza donna e un 9 di picche dopo il terzo re. Dopodiché girate le carte rimanenti, mettete sopra il mazzetto con i re, poi il mazzetto con le donne e infine il mazzetto con i jack. Benissimo. Allora, noi diremo in questa versione, chiederemo allo spettatore di scegliere una carta. Sembrerà una carta veramente scelta a caso e diciamo lo è in parte, però anziché essere su 52 sarà su 12. Noi dobbiamo praticamente forzare una delle 12 figure, non importa quale sia, purché sia una figura. Allora, partiamo dal caso che ho fatto in performance. Allora, io comincio a dire figure o carte numeriche, ok? Se lui dice figure, noi continuiamo su questa linea, cioè continuando a tenere quello che lui nomina, ok? Se tra carte numeriche e figure lui dice figure, benissimo, togliamo le carte numeriche e teniamo le figure. Ora, tra le figure ci sono ovviamente carte rosse e carte nere, quindi le divido in due mazzetti. Vuoi quelle rosse o quelle nere? Quelle nere, perfetto, quindi butto quelle rosse. Tra le nere ci sono i fiori e le picche. Cosa vuoi? I fiori, benissimo, togliamo le picche. E le figure, come ben sai, ci sono insomma il jack, la donna e il re. Quale vuoi? Il re, perfetto. Quindi lui sceglie il re di fiori in questo caso. Ma mettiamo caso che quando noi gli proponiamo tra figure e carte numeriche, lui sceglie le carte numeriche, dobbiamo togliere le carte numeriche e toglieremo ogni volta quello che ci nomina. Quindi immagina di avere qua un mazzetto con le carte numeriche e con le figure. Indicami oppure scegline uno. Carte numeriche, perfetto, le prendo e le butto via. È rimasto il mazzetto con le figure. Lo vado a dividere in carte rosse e in carte nere. Nominami un colore, rosso, perfetto, rosso lo togliamo. Sono rimaste le carte nere. Fiori o picche? Picche, perfetto, picche le togliamo. Sono rimasti i fiori. Ora c'è il jack, la donna e il re. Cosa vuoi scartare? Dimmene due. Il jack e la donna, perfetto, quindi rimane il re, ok? Quindi in entrambi i casi noi riusciamo a forzare una delle 12 figure. Una volta fatto ciò, dobbiamo fare riferimento al valore che lui ci dice. Allora, se ci dice un jack qualsiasi, che sia di cuori, fiori, quadri o picche, non importa, siamo belli che a posto, perché noi i jack li abbiamo sulla cima del mazzo, ok? Quindi ci basterà fare magari un paio di miscugli all'americana, trattenendo il mazzetto con le 5 carte, perché c'è anche una carta extra in mezzo, sulla cima. Se invece ci dice una donna o un re, qualsiasi, prima di fare i due miscugli all'americana, dobbiamo togliere delle carte dalla cima. Quindi se ci dice per esempio donna di picche, noi partiamo con un miscuglio all'italiana pelando 5 carte, dobbiamo sbarazzarci dei jack sopra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e facciamo il miscuglio o i due miscugli all'americana. E in questo modo abbiamo le donne sulla cima. Se invece ci dice re, 1, 3, 4, 5,
dobbiamo togliere 10 carte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi facciamo il miscuglio d'americana. Teniamo per buono che ci dica il re di cuori, ad esempio, facciamo un paio di miscugli trattenendo in cima il gruppetto di 5 carte e abbiamo i nostri re sulla cima, ok? Ed ora è tutto matematico perché c'è quel principio famosissimo che tutti voi conoscerete. Però dovete stare attenti a una cosa e adesso ve la spiego. Allora, lui comincerà a buttare giù le carte e si fermerà quando vuole. Ovviamente diamogli l'input per distribuire più di 5 carte, insomma almeno una decina, perché sennò il gioco non riesce. Supponiamo si fermi in questo punto, va a distribuire in due mazzetti. Noi dobbiamo, attenzione, fare caso a dove cade l'ultima carta. In questo caso è caduta qui. Prendiamo le due carte che ci sono in cima, ok, che saranno due re. Cosa molto importante per fare il secondo giro, il mazzetto dove è finita l'ultima carta va messo sopra all'altro e non il contrario, ok, perché qui ci saranno gli altri due re. Se facciamo il contrario il gioco non viene. Quindi mettiamo sopra il mazzetto dove è caduta l'ultima carta, lo mettiamo sull'altro e buttiamo tutto sopra il mazzo per fare una nuova mescolata all'americana tenendo ovviamente i due re sulla cima. Ok, facciamogli fare il secondo giro. Prendiamo le due carte sulla cima, ora non ci importa più ovviamente dove è finita l'ultima carta, e gli richiediamo qual era la sua carta scelta, il re di cuori. Apriamo di fronte a noi, gli diciamo: guarda, su 52 carte ne hai prese 4 e su 4 sei riuscito a prendere a beccare il re di cuori, ma la cosa incredibile è che le altre 3 carte sono gli altri 3 re. Bellissimo.